prossimo relatore non è Donella Cavirani, ma sarà sostituito da un collega, Massimo Riccioli, Regione Toscana. Forse non è qui Massimo, l'ho chiamato Massimo Riccioli. Ci parlerà della ricerca nel campo agricolo, in particolare della rete interregionale. Rimarcare quanto sia importante la componente regionale nel settore agricolo anche per quanto riguarda ricerca e innovazione, non solo per questioni fisiche, per la competenza della regione in materia di agricoltura, ma anche proprio per le competenze e per l'impegno di molte, moltissime strutture di ONU. Grazie, buonasera a tutti. Sostituisco la collega Cavirani che era impossibilitata a partecipare a l'oggetto di questa breve relazione per l'intervento sarà la rete interregionale sulla ricerca in campo agricolo, forestale, alimentare e della pesca. Sulla rete interregionale, per chi non la conosce, penso che la conosciate tutti, è una rete tra le regioni, alla quale partecipano più o meno tutte le regioni, verso la fine del 1998, per creare appunto un collegamento tra le regioni e percorso un'interfaccia organizzata nei confronti del Ministero dell'Agricoltura e del Ministero della Ricerca. È stato riconosciuto formalmente dalla conferenza delle regioni e delle province autonome il 4 ottobre 2001 e la segreteria è affidata alla Regione Toscana ed è per questo che oggi io sono qua. La rete è composta appunto, lei, come dicevo, dai referenti delle regioni e delle province autonome, sono titolari in materia di ricerca e innovazione. È strutturata in gruppi di competenza che si occupano degli aspetti tecnici inerenti alle filiere produttive e di tematiche trasversali. Lo scopo, diciamo, dell'attività è quello di individuare e definire una domanda di innovazione che viene dalle varie realtà territoriali, creare sinergie tra le regioni per affrontare le problematiche comuni, costituire un'interfaccia comune con ministeri ed enti competenti in materia di ricerca. La rete persegue anche l'obiettivo di gestire aspetti di natura metodologica e organizzativa a supporto delle regioni e delle province autonome nella predisposizione dei documenti inerenti alla programmazione e nell'attività di ricerca a livello interregionale, con progetti condivisi sia a livello nazionale che europeo. La rete, inoltre, ha partecipato all'elaborazione del piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale che è stato precedentemente presentato. Attualmente bisogna riconoscere che a seguito della ridotta disponibilità di risorse economiche presenti a livello delle regioni, l'attività della rete è stata limitata, diciamo, appunto l'attività di promozione della ricerca e dell'innovazione e quindi è stata un po' ridotta l'attività della rete. Quello che ci auspichiamo è che a seguito del PAN, che appunto all'azione A7 prevede proprio la creazione di reti relative appunto allo sviluppo, diciamo, prevede lo sviluppo di reti, diciamo, sulla ricerca e per l'innovazione, quello che ci auspichiamo è che si possa riprendere con l'attività come era svolta in precedenza. Non è che negli ultimi Non è che le regioni, nonostante l'attività della rete sia leggermente ridotta, non abbiano svolto, diciamo, attività di ricerca e innovazione. Abbiamo fatto una piccola indagine e portiamo alcune indicazioni su ricerche e attività svolte e tematiche svolte dalle varie regioni. Non le sto neanche a leggere, le potete vedere, però volevo sottolineare il fatto che più o meno a livello di singola regione tutti quanti lavoriamo su tematiche molto simili che sono di interesse di tutti e in particolare lavoriamo su tematiche che sono di interesse fondamentale per quanto riguarda l'applicazione
del PAN. Ovviamente non ho riportato tutto quello che è stato fatto da queste regioni, abbiamo visto stamattina ci ho progetti che sono stati fatti in Piemonte, le altre regioni hanno fatto insieme alla nostra numerose attività, e comunque tutta l'attività finanziata a livello regionale è riportata nella banca dati dei progetti di ricerca promossi dalle regioni, che è curata dall'INEA. Da questi esempi che ho riportato si evidenzia che l'attività delle singole regioni si concentra principalmente su studi afferenti a tematiche, come dicevo un attimo fa, che sono in piena sintonia con quanto previsto dall'azione D del Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei farmaci, e si possono così riassumere ricerca applicata rapidamente trasferibile nella realizzazione delle azioni del PAN, messa a punto di strumenti a supporto delle decisioni anche per contenere gli elevati costi dei monitoraggi diretti e per il supporto agli operatori, supporto agrometeorologico e fenologico, che è uno dei punti nodali che ci richiede il PAN, che chiede appunto il piano d'azione, approfondimenti specifici su numerose pesca di alcune colture agrarie più diffuse nella regione. A nostro avviso sarebbe molto importante uno sforzo maggiore nel congiunto tra le regioni e il Ministero dell'Agricoltura, finalizzato a migliorare i sistemi di comunicazione, come è emerso anche questa mattina, sistemi di comunicazione e di informazione alle imprese e anche ai consumatori e anche alla cittadinanza, mi sento di dire, come abbiamo visto dall'intervento di stamattina, in quanto sicuramente a livello di ricerca si fanno tantissime, si arriva a tantissimi risultati, che però spesso rimangono chiusi nell'ambito di piccoli ambiti, e è difficile riuscire a portarli a conoscenza dell'utilizzatore, dell'agricoltore. Voglio usare la parola agricoltore. Spesso si va in campagna e noi ci andiamo in campagna, e purtroppo ci si rende conto che tutti i risorsi lo stai fatto, tutte le risorse lo stai impegnando, risorse umane, risorse economiche, non arrivano ad essere applicate. Sono bellissime, che talvolta non arrivano ad essere applicate. Quindi noi ci proponiamo, vogliamo appunto sottolineare questo aspetto. È necessario uno sforzo congiunto, regioni, ministeri, per il miglioramento dei sistemi di comunicazione. Ho detto che sarei stato molto breve, e voglio concludere sottolineando l'importanza della rete internazionale della ricerca agraria, forestale, acquacoltura e pesca, proprio alla luce di quanto stabilito dal Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci, per quanto riguarda l'attuazione di una rete di collegamento fra gli enti che si occupano appunto di ricerca. L'opportunità, a mio avviso fondamentale in questi momenti, a nostro avviso fondamentale in questi momenti di scarse risorse finanziarie, di ottimizzare le attività, le risorse finanziarie e umane, la programmazione e attuazione delle attività di ricerca. E infine torno a sottolineare di non perdere di vista l'importanza dello studio di strategie di comunicazione efficaci ed efficienti ai fini del raggiungimento dei risultati auspicati dal decreto di 250 e prima ancora dalla direttiva 128 del 2009, anche attraverso le misure del nuovo piano di sviluppo rurale, misure in particolare sull'informazione, formazione, consulenza e innovazione, e di azioni specifiche attivate dalla rete rurale nazionale. Ho concluso, vi ringrazio.